Hello guys, bentornati in questo nuovo video. Oggi vi porto un tutorial su come giocare Branded Despia, quali entrap fare, quando farle, quando siete contro questo deck e anche vi spiego gli effetti piano piano mentre gioco delle varie carte Branded Despia. Vi farò vedere anche qualche combo, non tutte perché ha veramente, non lo so, decine di possibili combo, quindi non farei in tempo a farvi vedere tutto, quindi facciamo una mano in prova e vediamo che riusciamo a fare. Patchwork ci piace sempre averlo in mano, Patchwork Albatz ci piace, Poli un pochino di meno e ci abbiamo già tutto. Questa è una mano che addirittura volendo gioca attorno a Ash. Possiamo fare dunque. Io direi che iniziamo in main phase con Aluber attivo l'effetto. Ci aggiungiamo in mano. Possiamo aggiungerci in mano sia Branded in Red, se vogliamo giocare un pochino più attorno al... Ma io no, qua aggiungiamo Branded Lost assolutamente. Tanto anche se ci fanno Ash non è un problema. Quando vedete Aluber quando viene evocato Normal o Special, vi aggiunge una magia o trappola marchiato. È la carta su cui fare Imperma e su cui fare Effect Veiler. Oppure se qui fare Droll, quindi questa è la carta che hittate. Non lo hittate mai con Ash lui, non fate mai Ash su Aluber, meno che non è l'unica carta in mano dell'avversario, però se no non lo fate mai. Qua attiviamo Patchwork e aggiungiamo una polimerizzazione e un Imp. Anche qui questa su di lui non va mai fatto Ash, voi dite ma è un più uno. No, Ash non va fatto qui, Ash va sempre fatto su fusione marchiata se ce l'avete. Poi qui possiamo fare perduto marchiato e attivare fusione marchiata e mandiamo dal deck al cimitero caduto di Albatz e tragedia. Quindi mandiamo due materiali per una fusione di Albatz e attiviamo, evochiamo dall'extra deck il signorino Lubellion qui presente. Qui c'è una chain link un chain link importante, quindi attiviamo come chain link 1 il signor Lubellion, scartando di costo Imp per fare una fusione di livello 8 superiore, rimeschiando i materiali da terreno, cimitero o rimossi al gioco scoperti nel deck per evocare un mostro tramite fusione di livello 8 superiore. Come chain link 2 facciamo tragedia, che ci aggiunge un mostro Despia che non sia lui. Come c'è link 3 facciamo perduto marchiato che ci adda un mostro che menzioni caduto di Albatz nel nome o caduto di Albatz e in più lui quando evochiamo tramite fusione fa come meltdown, quindi non permette all'avversario di attivare effetti risposta, quindi una volta che è partita fusione marchiata l'avversario non può attivare nulla. L'unica cosa che poteva fare è fare Ash su fusione marchiata perché perduto marchiato previene solo non permette all'avversario di negare l'attivazione delle carte e delle carte degli effetti che vi permettono di evocare tramite fusione, ma non l'annullazione dell'effetto. Quindi Ash Blossom per esempio annulla solo l'effetto e non l'attivazione, quindi non è protetto, non protegge perduto marchiato, non riesce a proteggere fusione marchiata da Ash Blossom. Quindi risolviamo la catena come terzo. Risolviamo perduto marchiato e aggiungiamo Spring and Skit che menziona caduta di Albatz il nome. Risolviamo tragedia e ci prendiamo il signor Adribidum e poi risolviamo Lubellion e quindi rimeschiamo nel deck caduto di Albatz sicuro e volendo sì, facciamo la combo classica e rimischiamo anche Lubellion. Quindi caduto di Albatz più un mostro d'extra deck per fare Mirror Jet. A questo punto evochiamo speciale Spring and Skit perché controlliamo un mostro tramite fusione che si fa con caduto di Albatz e attiviamo il suo effetto per aggiungere una magia o trappola marchiato dal deck alla mano. E poi rimettere una carta sotto. Possiamo volendo aggiungere già
marchiato in rosso. Possiamo aggiungere la trappola volendo anche. Oppure possiamo aggiungere la terreno che non è brutta. A me piace anche la terreno qui. Perché così siamo, siamo anche un po' più protetti a Nibiru volendo. La terreno è una super... E rimettiamo sotto una poli. Così ci teniamo anche la poli in mano per dopo. La terreno è una polimerizzazione una volta per turno. Per fusionare un mostro di livello 8 superiore. E in più ha un altro effetto che quando un mostro fata... Quindi uno dei vari mostri marchiato, scusate, uno dei vari mostri dispia, sono tutti fata, lascia il terreno per l'effetto di una carta dell'avversario o anche in battaglia. Poi sceglie come persona mostro fusione livello 8 superiore nel cimitero, evocalo specialmente, quindi vi permette di rievocare Tizio. Attiviamo fusione, il teatro di dispia, e attiviamo l'effetto per fondere. Se passa l'effetto per fondere, attiviamo in catena il signor Specchio Giada, mandando per costo Albion, mandiamo per costo un mostro che menziona Caduto di Albaz come materiale dall'extra deck al cimitero, per bandire un mostro sul terreno, senza targettare, bandiamo da solo la nostra Spring and Skit, risolviamo la fusione e fondiamo... il signor Specchio Giada e il signor Ad Libitum, e a questo punto e possiamo scegliere chi evocare. Possiamo evocare la preda pianta Dragostapelia, che ci fa imperma su un mostro dell'avversario in pratica, e in più lo riduce a livello 1, quindi se siamo contro Swarthmore probabilmente questa è l'opzione migliore. Possiamo mettere Masquerade, che invece fa pagare 600 l'avversario ogni volta che deve attivare una carta o un effetto, e in più può rientrare da cimitero special se l'avversario controlla un mostro d'extra, e poi quando lascia il terreno viene rimosso. Questo probabilmente è l'opzione migliore se siamo contro Ignister. Sì, probabilmente Ignister, perché è uno che attiva tanti tanti effetti, oppure anche contro Based non è male, oppure possiamo evocare Quaeritis, perché comunque abbiamo utilizzato come materiale un mostro dispia più un mostro light e dark, e lui una delle opzioni migliori volendo contro Swarthmore è buono. Contro Salamagna è davvero buono, perché non permette all'avversario di fare OTK in nessun caso, perché o usa il Mirage Stallio per rimischiarlo, e quindi non può utilizzare effetti mostri fuoco per rimischiare questo nel deck, nell'extra deck, oppure può oppure deve fa assist code, e questo non gli permette di chiudere, perché lui vi permette durante la main phase di azzerare l'attacco dei mostri di tutti i mostri sul terreno eccetto i mostri della fusione, e in più se lascia il terreno per l'effetto una carta dell'avversario potete evocare Caduto di Albaz dal deck o anche un mostro dispia. Comunque evocate Caduto di Albaz, e quando viene evocato special Caduto di Albaz potete scartare una carta per fusionare con Caduto di Albaz un mostro dell'avversario. Comunque in genere l'opzione che utilizzate è Dragostapelia. Poi qui utilizzate l'effetto di Ad Libitum, che è stato fusionato, per scegliere come bersaglio un mostro d'espia, un mostro fusione livello 8 superiore, dal cimitero dai rimossi, e scegliete Mirojed che rientra. Mirojed ha l'effetto una volta per turno per mandare e rimuovere, e poi non lo potete utilizzare nel prossimo turno. Però se viene rievocato, viene mandato al cimitero e poi rievocato, rimosso e poi rievocato, potete rifare di nuovo l'effetto. A questo punto potete andare in end phase, attivare l'effetto di Albion che avete mandato prima, che se si trova nel cimitero nel turno in cui è stato mandato al cimitero durante l'end phase, potete rimettere, coprire, aggiungere alla mano o mettere, posizionare una carta magico trappola marchiato, e posizioniamo marchiato in rosso, così nel turno dell'avversario potremo attivarla. Quindi nel turno dell'avversario abbiamo un imperma, un effetto di Mirojed che ci permette di mandare un altro mostro, magari un altro Albion nel turno dell'avversario per rimuovere un mostro senza targettare. Attiviamo, poi possiamo attivare marchiato in rosso, scegliere come bersaglio Ad Libitum e fusionare Quick. Magari fusioniamo questi tre, oppure possiamo fusionare volendo due alla mano, rimuovendo tutti, e facciamo la signorina Chimera.
attiviamo la chimera come Chainlink 1, attiviamo Ad Libitum come Chainlink 2, scegliendo come bersaglio il Mirrojet che abbiamo bandito, e attiviamo Perduto Marchiato come Chainlink 3. Quindi come Chainlink 3 ci addiamo Mercurier, rievochiamo Special lui e attiviamo la chimera spaccando due carte, pescando una carta. Prima peschiamo e poi spacchiamo. Quindi peschiamo una, spacchiamo due carte e in più possiamo adesso, siccome è stato refreshato Mirrojet, possiamo riattivare Mirrojet e mandare o Titaniclad oppure Brigand e bandire un altro mostro. E a questo punto l'avversario durante l'end phase possiamo attivare sia Brigand che Albion. Quindi attiviamo Albion e ci possiamo aggiungere una magia trappola d'Espia. Oppure possiamo anche settare, quindi magari ci possiamo, volendo, aggiungere una Brand di Red. Perché ci abbiamo anche Tracea del Cimitero, mi sembra ancora, sì. Quindi possiamo aggiungerci una Brand di Red in mano per chiudere il prossimo turno. Oppure ci possiamo settare un bando marchiato per fare super poli con i mostri dell'avversario. Quindi possiamo fare questo, poi possiamo attivare Brigand per evocare Caduto di Albaz, attivare l'effetto, scartare una carta e fusionare i mostri dell'avversario, oppure possiamo fare altre cose. Non possiamo fare l'effetto di Mirrojet se ce lo puliscono per distruggere tutti i mostri controllati all'avversario durante l'end phase, questo perché non è stato rievocato Special tramite Ad Libitum, quindi non è stato evocato tramite fusione, ma comunque la board enorme è praticamente impossibile da rompere. Non potevano fare gli avversari Bell perché eravamo protetti da Perduto Marchiato, quindi non potevamo fare Bell su Marchiato in rosso. Marchiato in rosso, non l'ho detto prima, ma vi fa scegliere come bersaglio un mostro d'Espia o un Caduto di Albaz al cimitero, ve lo fa aggiungere alla mano e poi vi fa fusionare con i mostri da terreno o dalla mano, rimuovendoli dal gioco. Quindi si può fare Bell perché aggiunge dal cimitero alla mano, però in questo caso Bell annulla l'attivazione, quindi è protetto Marchiato in rosso, ha Perduto Marchiato. Ci si può fare DD Grow qui e non parte l'effetto fusionale, quindi DD Grow è una delle entrap migliori da fare su Marchiato in rosso e una delle entrap migliori insieme contro questo deck. Volendo si poteva fare anche DD Grow il turno prima che andassi in end phase su Albion per rimuoverlo in modo che non si trovi più al cimitero per non farmi settare Marchio del Rosso. Però avevo Mirrojet ancora carico, quindi volendo avrei potuto mandare un altro Albion rimuovermi un'altra carta per poi aggiungere in end phase. E niente, questa era la combo numero 1, quindi con polimerizzazione, accesso a polimerizzazione e fusione marchiata che risolve. E poi vabbè, c'avevamo anche l'extendor di marchiato di Branded Lost che ci faceva aggiungere altre cose eccetera. Comunque con poli più fusione marchiata riuscite a fare Mirrojet che si refrescia e ci settiamo Branded in Red da deck e con Chimera eccetera eccetera eccetera, magari non con tutta questa protezione, però comunque riusciamo a fare questa combo qui. Vediamo se riusciamo a fare magari una combo con Snow. Ci serve accesso a Tracedia in qualche altro modo. Per questo ne gioco 3. Mi piace giocarne 3 per questo. Fusione marchiata è sempre bello averlo. Imp ci piace. Il Caduto di Albaz, apertura marchiata e Ash Blossom. Quindi non abbiamo accesso a Tracedia, però possiamo fare... mi piace avere accesso a Tracedia. Però possiamo fare dunque 1, 2. Tracedia ci fa davvero comodo. Potremmo fare fusione marchiata e vedere che succede volendo. Anziché, allora normalmente faremmo, se non avessimo fusione marchiata, faremmo apertura marchiata in draw phase, scartando lui, risolvendo tutto. Però se vogliamo fare una combo con Snow, perché pensiamo che Snow sia estremamente importante, possiamo fare una cosa un po' diversa. Magari possiamo fare fusione marchiata e vedere se risolve. Però così dopo non c'abbiamo il target. Mi fa un po' strano. Ok,
che vorrei giocare. Vabbè, ci abbiamo già la poi. Dai, conviene fare fusione marchiata endrofese e basta. E mandiamo il signor Imp filo di catena. Ci evochiamo Aluber. Attiviamo c'è il link 1 e c'è il link 2. Imp filo di catena se viene mandato dal... Allora, apertura marchiata. Mandiamo una carta dalla mano al cimitero. Non per costo, per effetto. E evochiamo o aggiungiamo alla mano. Evochiamo specie in posizione difesa. Aggiungiamo alla mano un mostro d'Espia. In più dal cimitero possiamo rimuovere per salvare i nostri mostri fusione dalla distruzione. Dalla distruzione da effetto. Lui se viene evocato da Mageo Trappola marchiato. E lui se viene mandato al cimitero in qualsiasi modo ci aggiunge Patchwork. Quindi aggiungiamo Patchwork e aggiungiamo la fusione. Io qui aggiungerei, possiamo aggiungere perduto marchiato volendo, perché ci abbiamo accesso a polimerizzazione, quindi anche se ci fanno Ash qui riusciamo a fare delle cose. Facciamo perduto marchiato, poi prima riattiviamo Patchwork e poi perduto marchiato, questo in main phase, e aggiungiamo Imp e polimerizzazione. A questo punto, se vogliamo fare la line con Snow, dobbiamo essere un pochino più creativi. Quindi possiamo fare dunque 1-2 a Dualbats. Possiamo comunque mettere un target al cimitero. Allora, se vogliamo fare la line con Snow, possiamo fare fusione marchiato. Mandiamo dal deck al cimitero Cauto di Albats e Snow. E facciamo... facciamo Albion, attiviamo come c'è link 1 Albion e come c'è link 2 perduto marchiato. Con la versione non può attivare nulla in risposta. Possiamo aggiungere al deck alla mano. Quando possiamo aggiungere anche Albion se vogliamo fare Upstart. No, però qua aggiungiamo senza dubbio Spring and Skit e risolviamo lui. Ci abbiamo già Poli e Fallen of Albats, quindi possiamo rimuovere Cauto d'Albats dal cimitero e rimuovere volendo un Dark. Dunque possiamo fare Poli. Bene, quello che vogliamo fare, possiamo fare 1 e 2 e fare Lubellion e scartare evocare. Però io a questo punto preferirei rimuovere lui. Facciamo lui e un Dark. Poi faccio Poli alla mano. Faccio sì, facciamo così. Facciamo, rimuoviamo 1 e 2. Aspetta, no. Aspetta, ho caduto di Albats e Despia. Devo rimuovere. Possiamo fare quello oppure... No. Dai, dobbiamo fare Lubellion. Non c'è poco da fare. Quindi rimuoviamo 1 e 2. Facciamo Folene di Albats e un Dark. E facciamo Lubellion, attiviamo Lubellion, scartiamo l'Imp filo di catena e rimischiamo 1 e 2 e facciamo il signor Mirror Jade qui. Evochiamo Special Spring and Skit e aggiungiamo, attiviamo il suo effetto per aggiungere e poi mettere una carta al cimitero. Possiamo aggiungere marchiato in rosso e rimettere sotto, volendo, polimerizzazione. Perché... no, aspetta, la poli ci serve. Allora, possiamo aggiungere qui volendo. Facciamo così, aggiungiamo la terreno e rimettiamo sotto la poli. Oppure possiamo rimettere sotto Fallen of Albats. Insomma, da quello, dipende da quello che vogliamo fare qui. Comunque ci serve accesso a una poli. Quindi magari rimettiamo sotto questo. Poi facciamo Dispi il teatro dei marchiati. Attiviamo l'effetto per fusionare. Fusioniamo questi due. Quindi un Dark più un mostro fusione. E evochiamo Dragostapelia. E poi in end possiamo attivare Albion e settarci marchiato in rosso. Sta cosa gioca un po' attorno, cioè perde un po' da di Crow,
questa roba qui, però ci abbiamo, comunque ci piace, cioè funziona. E ci abbiamo Branded Red Viva, che purtroppo non ha ad libitum, quindi ci abbiamo meno interruzioni rispetto a prima. Però abbiamo anche Snow al cimitero con 1, 2, 3, 4, 5 carte da rimuovere già. E poi ci avremo 6 con questa, e volendo ci possiamo rimuovere questa che non è importante. Quindi il turno dell'avversario, poi possiamo fare marchiato in rosso dopo aver fatto le due interruzioni, perché questo ancora dobbiamo attivare. Lato positivo è che questo è ancora può, se viene creato all'avversario in hand posso spaccare tutto. Attiva marchiato in rosso con target Aluber e poi rimuoviamo dalla mano, mettiamo questi dopo che abbiamo attivato l'effetto suo magari, quindi prima abbiamo attivato l'effetto suo e mandiamo un altro Albion, poi attiviamo Land di Red, rimuoviamo questi tre, due dal terreno, uno alla mano, facciamo di nuovo la chimera, attiviamo c'è il link 1 la chimera, c'è il link 2 c'è il link 2 Lost, quindi Lost ci aggiunge alla mano, volendo possiamo aggiungere Albion. Allora questo nel caso in cui avevamo attivato prima quell'altro, ci possiamo aggiungere Albion, poi spaccare due, pescare una carta e spaccare due, altrimenti se invece avevamo usato magari prima possiamo usare lui come materiale. E anziché aggiungerci Albion, ci possiamo aggiungere il Mercurier che nega un effetto. Che nega un effetto. Questa è la cosa migliore probabilmente. Quindi magari prima utilizziamo tutte e due le interruzioni. Quindi fusioniamo con lui, ci teniamo questo. E così possiamo attivare Mercurier quando l'avversario attiva l'effetto di un mostro. Perché lo possiamo attivare solo se controlliamo un mostro fusione che menziona Albatz come materiale. E quindi neghiamo l'effetto di un mostro quando lo attiva. E poi attiviamo... Quando vogliamo attiviamo Snow, rimuoviamo Mercurier di sicuro, rimuoviamo l'Albion che avevamo mandato il turno precedente, Imp filo di catena, Patchwork, fusione marchiata, marchiato in rosso e l'apertura marchiata, quindi bandiamo 7 carte, evochiamo Snow, attiviamo l'effetto come c'è il link 1 di Mercurier che se viene bandito in qualsiasi modo ci permette di aggiungere un mostro che menzioni caduto di Albatz o caduto di Albatz eccetto se stesso, e come c'è link 2 Snow per fare book su un mostro dell'avversario, ci aggiungiamo Albion che il turno dopo ci fa Upstart. Prima con Brandon in retta abbiamo aggiunto Aluber, ma non siamo obbligati a fusionare lui, quindi abbiamo preferito fusionare il Fallen of Albatz. E poi durante l'end phase dell'avversario, a parte devo ancora... Ho pescato? Mi ricordo se ho pescato, mi sa che non ho pescato ancora per lui. Vabbè, avevamo spaccato due e pescato uno. Poi durante il turno, durante l'end phase possiamo riaggiungerci la fusione marchiata per Albion, perché aggiunge o setta questo, non... Si può fare quello che vogliamo, oppure possiamo settare bando marchiato. Adesso non c'ha molto senso settarlo, quindi aggiungiamo fusione marchiata per follow up il turno dopo. Quindi il turno dopo possiamo fare le cose interessanti, possiamo fare Normal Aluber, attivare l'effetto, riaggiungere Branded in Red, aggiungiamo Branded in Red, poi possiamo fare fusione marchiata, possiamo fare Ups, cioè possiamo fare una marea di robe, possiamo fare fusione marchiata, mandare 1 e 2, Codo di Albatz più Dark, fare Lubellion, attivare c'è link 1, 2, ci riaddiamo caduto di Albatz, poi possiamo fusionare volendo dopo che abbiamo fatto sta roba, cioè possiamo fare un altro, una marea di robe possiamo fare, possiamo fare poi la poli e fusionarci i light, tipo una cosa che mi piace tanto di questo è che possiamo fusionare questi tizi e mari sono scarichi prima e fare Proscanion. Ci abbiamo da fare ancora prendere di Red, riaddare la gente che ho mandato, ci abbiamo Albion, ci abbiamo questo che ha un altro tizio, oppure con questa possiamo fare un'altra chimera, cioè ci abbiamo veramente una marea di opzioni. E niente, queste erano tutte e due le line volendo, quindi se non avete accesso a Tragedia, però vi serve, volete Snow perché magari vi piace di più contro che ne so, contro Swarzel estremamente forte, contro Dragonlink eccetera, pure è davvero buono buccare il primo mostro, potete fare questa roba qui. Se ci avete accesso a Tragedia ancora meglio, perché o comunque ad libitum in qualche modo, perché potete fare la stessa combo
e avere anche accesso ad libitum. Però, come vedete, anche se non avete accesso ad libitum, siete pieni di interruzione. E niente, spero il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Mi sono dimenticato forse spiegare qualche effetti, ma so veramente veramente tanti. La chimera spacca e pesca in base al numero di materiali utilizzati al terreno e dalla mano. Quelli dal terreno vi fanno spaccare tot carte, quelli dalla mano vi fanno pescare tot carte. Tre materiali con nomi diversi. E poi che è? Lubellion ve l'abbiamo detto, Proscenium vabbè non ve l'ho detto, ma se c'è Proscenium avete già vinto. Gli altri penso ve li spiegati più o meno tutti. E niente, vi ricordo che se dovete fare acquisti per quanto riguarda Yu-Gi-Oh! In descrizione c'è Fantasia Store, utilizzate il codice sconto Game5 per il 5% di sconto. E se vediamo al prossimo video. Bye bye guys.